Bene, oggi facciamo qualche esercizio inerente ai prodotti notevoli. Qui li ho scritti per elencarli. Abbiamo visto il prodotto tra la somma per la differenza di due grandezze A e B, che è dato dal quadrato della grandezza che non cambia segno meno il quadrato di quella che cambia segno tra le due parentesi, poi il quadrato del binomio, che è il quadrato del primo monomio più il do loro doppio prodotto del primo per il secondo, più il quadrato del secondo, il quadrato del trinomio, che è sviluppato come la somma dei quadrati di ogni singolo monomio, più tutti i doppi prodotti del primo per il secondo, primo per il terzo, secondo per il terzo. E infine cubo del binomio, che è dato da quattro termini, il cubo del primo monomio più il triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo più il triplo prodotto del primo per il quadrato del secondo più il cubo del secondo. È chiaro che se i monomi hanno il segno che hanno, va tenuto conto nel loro sviluppo, ok? Come per esempio se avessimo A meno B alla seconda, questo posso sempre interpretarlo come la somma di A più meno B. E di conseguenza viene alla seconda più 2 volte A per meno B più meno B alla seconda, e come vedete solo il termine centrale cambia di segno. 2 per meno fa, più per meno fa meno, meno 2 AB più B alla seconda. Ok? Dei primi due tipi di esercizi abbiamo già visto degli esempi, oggi ci concentriamo sul terzo e sul quarto, cioè sul quadrato del trinomio e sul cubo del binomio. Cominciamo per esempio con questo. Cominciamo con questo esercizio, io direi proviamo questo. Meno x alla seconda, meno y alla quarta, più 3, tutto al quadrato. Okay, questo è il numero 350 di pagina 304. Se confronto questo con A più B più C alla seconda, ottengo che A è meno x alla seconda, B è meno y alla quarta e C è più 3. Ok? Scusami, hai ragione. Di conseguenza, non faccio altro che copiare la relazione che dà lo sviluppo del quadrato del trinomio, che è questa qui, sostituendo al posto dei vari termini il monomio che li identifica. Quindi abbiamo, fatemi proseguire qua sotto, il quadrato del primo, quindi ho meno x alla seconda al quadrato. Il quadrato del secondo meno y alla quarta al quadrato, il quadrato del terzo, lettera seconda, più 2 volte il primo per il secondo, quindi 2 volte meno y alla seconda per meno y alla seconda, più 2 volte il primo per il terzo, quindi meno 2 volte meno x alla seconda per più 3, e infine più 2 volte il secondo per il terzo, che adesso sviluppiamo le diverse forme. Dimmi. Lì più 2 meno x alla seconda, meno y alla seconda, dovrebbe essere tipo il seno alla La quarta. quarta, hai ragione, sì. Questo è un 4. E anche qua dovrebbe essere 4, scusatemi. Ok. Qui abbiamo y alla quarta, appunto. Ok? Bene. Togliamo le parentesi, quindi meno x alla seconda al quadrato fa più x alla quarta. Il quadrato di meno y alla quarta fa più y all'ottava. Poi il quadrato di 3 che è 9. Poi ho meno per meno che fa più 2 volte x alla seconda, y alla quarta. Poi ho più per meno per più che fa meno, 2 per 3 che fa 6, x alla seconda. Poi
E poi abbiamo più per meno per più che fa meno, 2 per 3 che fa 6, y alla quarta. Qui non mi sembra che ci siano cose semplificabili. Ci sono domande? Ne proviamo un altro. Io vi proporrei questo qui. Allora, proviamo questo. X alla n più 1 più x alla n meno 1. Tutto alla seconda. E questo è il 354. Anche in questo caso, A lo identifichiamo come x alla n più 1, B è x alla n e C è 1. Quindi qui viene il quadrato del primo, quindi x alla n più 1 alla seconda, più x alla n alla seconda, questa è una n, poi meno 1 alla seconda, poi più, così il quadrato dei primi tre, il doppio prodotto del primo, x alla n più 1 per il secondo, x alla n, più il doppio prodotto del primo per il terzo, x alla n più 1 per meno 1, più infine il doppio prodotto del secondo x alla n per il terzo meno 1. Ok, adesso togliamo le parentesi. Qui ho potenza di potenza e moltiplico gli esponenti, quindi viene x alla 2 volte n più 1, quindi 2n più 2. Più x alla n alla seconda fa x alla 2n, meno 1 alla seconda fa più 1. Poi ho 2 x alla n più 1 per x alla n fa x alla n più 1 più n, quindi x le 2n posso sommare, x alla 2n più 1. Poi ho più per meno che fa meno, 2 volte x alla n più 1. Poi ancora più per meno che fa meno, 2 volte x alla n. Ditemi se è tutto chiaro. Perché non ho capito come è arrivato meno 2, no, più 2x, 2n Questo? più 1. Sì. Questo viene da qui. Adesso lo facciamo con più calma. Allora, 2 per x alla n più 1 moltiplicato per x alla n. 2 rimane. Poi ho moltiplicato due potenze che hanno la stessa base, quindi quella rimane. Le due potenze hanno la stessa base x e quella rimane anche nel prodotto. E poi sommo gli esponenti, n più 1 più n, e n più n, cambiamo colore, n più n fa 2n, quindi rimane alla fine 2x alla 2n più 1. Non posso sommare l'1 perché 1 è monomio che non è simile a 2n, perché 1 non ha la parte letterale, ma n e n sì che sono sommabili. Una noce più una noce fa 2 noci. Ok? Domande? Bene, proviamo a fare un esempio di dell'ultimo tipo di prodotto notevole, cioè che è il cubo del binomio. Vediamo dove lo troviamo. Eccolo qui.
per esempio, cominciamo con questa. Pensiamo di cominciare con 2 meno 3x alla terza. Questo è del tipo A più B alla terza, con A che vale più 2 e B che è meno 3x. Questo vi ricordo che viene alla terza più 3A alla seconda B più 3A B alla seconda più B alla terza. Ok? E qui posso sempre pensare questo, il meno 3x, come più meno 3x. Ecco perché B vale meno 3x. Chiedo scusa, certo. Eccolo. Identificati i due monomi nel nostro binomio, è sufficiente sostituire le espressioni, quindi A che vale più 2 in tutti i termini dove appare A, e B, che è meno 3x, in tutti i termini dove appare B. Basta sostituire. Quindi tecnicamente procediamo in questo modo. Mi viene più 2 alla terza più 3 volte 2 alla seconda per meno 3x più 3 volte 2 per meno 3x alla seconda più meno 3x alla terza. Questo è quello che ottengo semplicemente sostituendo. Ditemi se è tutto chiaro. Attenzione all'uso delle parentesi, perché finché non acquisite una buona esperienza con il prodotto notevole, è sempre bene fare un passettino piccolo alla volta. Più i passi sono piccoli, meno si rischia di inciampare. Procediamo con il calcolo, togliamo le parentesi, 2 alla terza fa 8. Poi ho più per meno, qui c'è un meno, quindi viene 3 per meno 3 che fa meno 9, per 4 meno 36. X. Chiaro? Io ho più per meno fa meno 3 per 4 per 3 36. Poi questo meno viene cancellato dal quadrato, quindi ho 3 per 9 27 per 2 54 più 54 x alla seconda. E poi mi rimane un meno 3 alla terza che fa meno 27x alla terza. Questo domande? Ne proviamo un altro? Tutto chiaro fin qui? Certo, ci vuole pazienza e allenarsi molto, come nello sport. La tematica è allenamento per il cervello, come se fosse un muscolo. Proviamo questo. Allora, A alla x meno A alla seconda tutto alla terza. Qui abbiamo il primo termine, A grande che è A alla x, e il secondo, B grande, che è meno A alla seconda. Quindi abbiamo, scusami, quindi abbiamo il cubo del primo, quindi A alla x alla terza, più 3 volte il quadrato del primo, A alla x alla seconda per il secondo, meno A alla seconda, più
tre volte il quadrato, cioè il primo per il quadrato del secondo, alla x per meno alla seconda, più il cubo del secondo. Ok? Quindi viene a alla 3x, poiché abbiamo più per meno che fa meno, 3, a alla x alla seconda fa a alla 2x, e poi per a alla seconda questo mi darà a alla 2x più 2. Okay. Poi ho più, per questo meno viene cancellato dal quadrato. Quindi ho comunque più 3 a alla x per a alla quarta. Questo mi darà a alla x più 4 e infine meno a alla sesta. Lo riscrivo. Alla 3x meno 3 a alla 2x più 2 più 3 a alla x più 4 meno a alla sesta. Ok, se vi può essere utile, possiamo anche, siccome l'abbiamo fatto per il quadrato, possiamo anche farlo per il cubo. Se ho a meno b alla terza, cioè se tengo conto del segno meno già in partenza, allora avrò, scusate, a alla terza meno 3 a alla seconda b più 3 a b alla seconda e meno b alla terza. Cioè rispetto a prima, quella col più, cambiano segno tutte le potenze dispari di b, quindi questa e questa. Le potenze pari di b, il primo termine e l'ultimo, non cambiano segno, rimangono col più. Se no vi ricordate solo quella col più e applicate i segni corretti però. Ok? Vediamo se riusciamo a fare un altro esempio. Che ne dite di un'altra con gli esponenti letterali, per esempio questa. Lo qua. X alla n più x alla 3n. Tutto alla terza. Questo è lo stesso di prima, ma è il lato B, la seconda parte. Anche qui abbiamo il cubo del primo, quindi x alla n tutto alla terza, più tre volte il quadrato del primo, x alla n alla seconda per il secondo, x alla 3n, più tre volte il primo, x alla n, per il quadrato del secondo, x alla 3n alla seconda, più il cubo dell'ultimo, x alla 3n alla terza. Ok? Togliamo le parentesi. Moltiplico gli esponenti, quindi ho x alla 3n più 3 volte x alla n alla seconda fa x alla 2n, x alla 2n moltiplicato per x alla 3n fa x alla 5n. Devo sommare i due esponenti, 2n più 3n fa 5n. Poi ho più 3 volte x alla 3n alla seconda fa x alla 6n più 1 fa x alla 7n. Mi spiego meglio.
da questa potenza ho x alla 3n per 2, quindi 6n, x alla 6n per x alla n fa x alla n più 6n che fa 7n. E infine, x alla 3n alla terza fa x alla 3 volte 3n, quindi x alla 9n. Ma io se non sbaglio ho invertito, cioè così fare esattamente a alla terza più 3 alla seconda b, ho fatto 3 a b alla seconda, cioè è un errore? L'importante è che ci siano entrambi questi termini, cioè torniamo prima. Non importa se tu fai prima questo o prima questo, l'importante è che ci siano tutti e due. 3 volte il quadrato dell'uno per l'altro più 3 volte il quadrato dell'uno per l'altro, invertendo i ruoli. Ok? Normalmente è più facile ricordarseli per potenze decrescenti della A. Così eviti di saltarne uno. Questo l'abbiamo fatto, partiamo. Domande su questo? Bene. Allora. Qui propone. Propone il percorso inverso, identificare i quadrati e i cubi del binomio, vediamo se riusciamo a farlo. C'è il testo, nell'altra pagina. Proviamo questo. Immaginatevi di fare questo esercizio, poi ce n'era uno proposto, lo facciamo tra un attimo. Immaginate questo qui, per esempio, che ne so, ecco il 391. Abbiamo x più 2y alla terza per x meno 2y alla terza. Qui abbiamo apparentemente due pronote notevoli diversi, cioè il cubo della somma e il cubo della differenza. Okay? Però se sviluppo prima i due cubi, ho da questo termine ho quattro monomi. Da questo ho quattro monomi, se moltiplico i due, 4 per 4 ho 16 termini, piuttosto lungo. È molto più efficace, molto più veloce pensare al fatto che se ho il prodotto di potenze, questo prodotto posso esprimerlo come la potenza del prodotto, cioè come x più 2y per x meno 2y, tutto alla terza. Vi ricordate, ho a alla n per b alla n, posso pensarlo come a per b. Tutto la n, qui n è 3. Quindi a questo punto posso fare prima il prodotto delle due parentesi, che sono un prodotto notevole perché sono una somma per una differenza, quindi viene x alla seconda meno 4y alla seconda. E adesso ho il cubo di un binomio. E quindi da questo ottengo 4 termini e basta, anziché averne 16, che è un enorme vantaggio. In questo caso avremo il cubo del primo, x alla 3 per 2 che fa 6, 3 volte il quadrato del primo per il secondo, quindi ho 3 per 4 che fa 12 col meno, quindi meno 12, il quadrato del primo x alla quarta, y alla seconda, poi 3 volte il primo per il quadrato del secondo, quindi 3 per il quadrato di meno 4 che fa 16, quindi 30.
perché il secondo meno viene cancellato, viene perché lievo al quadrato, abbiamo, che lo facciamo tra un istante, 3 per 4 alla seconda, x alla seconda, y alla seconda, e infine meno 4 alla terza, y alla sesta. Ok? Quindi viene x alla sesta meno 12x alla quarta, y alla seconda, più, fatemi controllare per evitare di dire stupidaggini, x alla seconda, y seconda, e meno 64 y alla sesta. Ci siamo? È chiaro da dove vengono i termini? E perché hanno quella potenza? Che senso? è chiaro perché viene così? Sì. Ah, perché sì. Molto bene. Se non ci sono domande, facciamo l'esercizio, anche se era del gruppo di esercizi precedente, proposto, non mi ricordo più qual era. Il 323, ok. Vediamo se riesco a recuperarlo velocemente. La seconda parte, giusto? Quindi fare questo. Quindi viene 3z più y meno w per 3z meno y più w. Okay, anche qui è un prodotto notevole misto, se cioè ce ne sono due, uno dentro l'altro. Se confrontiamo le due parentesi, abbiamo una parte che si presenta identica, quindi che è 3z, quindi questa identificheremo col termine A. E poi ho delle parti che cambiano segno. Y cambia segno e W cambia segno. Quindi se questa la chiamiamo con B, allora questo potremmo scriverlo come parentesi quadra, tonda, anzi la tonda la mettiamo dopo, 3z più Y meno W per 3z meno y meno w. Certo, scusami. Qui cambiano segno sia y che w e avendo segni opposti, uno passa da meno a più, l'altro da più a meno. Okay? Quindi è chiaro che se identifico con b y più w, nella seconda parentesi avrò meno y meno w. Di conseguenza, lo sviluppo di questo prodotto mi darà la parte che non cambia segno, quindi 3z alla seconda, meno la parte che cambia segno, y meno w alla seconda. Per cui, qui ho un monomio, quindi viene meno 9z alla seconda e buonanotte. Qui ho meno y alla seconda, meno 2y w più y alla seconda. Più, scusate, W alla seconda, ovvero sia 9z al quadrato meno y al quadrato più 2yw meno W alla seconda. Ok, qui la difficoltà sta nell'identificare cosa è A e cosa è B. Quale parte, quali monomi mantengono lo stesso segno e quali monomi invertono il segno.
D'accordo? Ci sono domande? Bene, direi che posso fermarmi qui e magari facciamo qualche esercizio insieme alla tavagna.